Stefania Di Vito, scusate. No, Stefania, Stefania Di Vito. No, va benissimo. E, noi, Nicoletta De Laghi, oltre al monitoraggio microbiologico, di cui abbiamo ben raccontato Barbara, esegue anche un monitoraggio dei rifiuti presenti nei bacini lacustri. E facciamo questo studio dal 2016 in collaborazione con Enea, e quest'anno la collaborazione si è arricchita del CNR, l'Istituto di Ricerca sulle Acque del CNR, che studierà le comunità microbiche che aderiscono alle plastiche che galleggiano nei nostri laghi. Negli anni Legambiente, Coretta dei Laghi, ha rilevato la presenza di microparticelle anche nelle acque interne, così come nel mare. Anche il lago di Como non è affetto da questo problema. L'ultimo dato che abbiamo, quello dello scorso anno, è di 28.500 particelle per chilometro quadrato. È una media, ovviamente, vengono presi dei transetti in località specifiche dislocate su tutto il lago, dopodiché si fa una media. Comunque le microplastiche ci sono, le microplastiche sono appunto dei frammenti di plastica con dimensione minore di 5 mm, quindi sono molto piccole, difficilissime, quasi impossibili, diciamo, da eliminare dall'ambiente acquatico, e possono entrare molto più facilmente in contatto con quegli organismi che vivono nel lago. Si stanno facendo delle analisi anche sui pesci, e per vedere anche l'impatto che c'è sulle specie che poi andranno a diretto contatto con l'uomo, e quindi l'impatto sulla salute umana, solamente che ad oggi non abbiamo ancora delle evidenze scientifiche che ci indicano le criticità presenti. Sicuramente l'impatto è a livello di intero ecosistema. Quindi questo è il numero di particelle che abbiamo rilevato mediamente su tutto il lago. Abbiamo fatto uno studio anche sulle spiagge, perché è sulle spiagge, sulle sponde che si accumulano i rifiuti. Lo stiamo rilevando anche proprio in questi giorni con alcune pulizie che abbiamo svolto con i volontari dell'ambiente lungo tutte le sponde del lago. Lo scorso anno sono state rilevate, ecco il dato, perché 1600 microparticelle ogni metro quadro di spiaggia, sempre una media sulle spiagge campionate. Fatto sta che la fonte principale delle piccole particelle di plastica che poi arrivano al lago sono anche i rifiuti di maggiori dimensioni che si trovano sulle spiagge e si disgregano ad opera del sole, delle onde e degli agenti atmosferici. Certo è che, sempre secondo uno studio dello scorso anno che abbiamo effettuato, in campioni presi a valle e a monte degli impianti di depurazione abbiamo rilevato una crescita della presenza delle particelle, a volte anche del 100%. Questo vuol dire che non solamente il depuratore, ma gli impianti possono contribuire alla presenza di microparticelle di plastica all'interno dei nostri ecosistemi. Quindi gli impianti di depurazione devono essere efficienti, non solo per un problema di balneazione, di eutrofizzazione del lago e di pulizia del lago, ma anche per un problema di presenza di rifiuti, di micro rifiuti, di piccole dimensioni che arrivano al lago. Che non vengono sostanzialmente fermate dalla grigliatura della depurazione, quando essa è presente, insomma, quando gli scali delle nostre case sono collettati. Aggiungo solo una parte, certo. Nei nostri scarichi buttiamo di tutto. Io non so come sia possibile, ma veramente, cioè, dal blister del farmaco ai maledetti cotton fioc, maledetti perché veramente, cioè, un delirio, la tempera della matita negli occhi perché si fa prima e la temperiamo nello scala del PC, e quindi ovviamente ha un filo di plastica che va. Ma guardate, anche ben altro, quando passiamo nelle scuole ci sono bambini che dicono: ma la mia mamma butta anche pezzi di cibo, che tu non te lo spieghi anche con una presenza di raccolta differenziata nei comuni, come diavolo sia possibile. Però veramente nei nostri scarichi buttiamo di tutto, e quelle cose, se non vengono fermate dai depuratori,
passano ovviamente nelle vasche, ma passano anche negli aspiratori di piena, nel senso che alla fine il circuito poi è quello lì, non ne abbiamo un altro, insomma. Sì, esatto. Sì. No, infatti i maggiori rifiuti che abbiamo rilevato anche durante questi giorni sono il primissimo posto, i mozziconi di sigaretta, su cui ancora non riusciamo a fare un'adeguata informazione, un'adeguata sensibilizzazione, e i bastoncini dei cotton fioc, che sono vietati, la cui vendita è vietata di quelli di plastica da gennaio 2019, quindi insomma ancora magari devono essere smaltite le scorte, insomma, però ancora le persone gettano nel cibo. Quindi insomma stiamo lavorando anche con le amministrazioni per incrementare, per migliorare la gestione dei rifiuti urbani. E questo sarà importante anche per impedire l'arrivo di rifiuti e di grandi e piccole dimensioni all'interno dei nostri ecosistemi lacustri. Per approfondimenti, insomma, se avete delle domande o delle curiosità, sono. Grazie.